Buonasera, grazie di essere venuti. Stiamo attendendo il nostro direttore e comunque abbiamo deciso di, per l'iniziativa che ogni anno coinvolge il nostro museo per il Giappone del Chiostro, avevamo pensato di fare una mostra che riassumesse in sé l'unione fra la cultura giapponese e la cultura italiana. L'amicizia che ci lega alla Liubo Sisio, che tutti voi conoscete, ha fatto sì che questo suo lato artistico, che la maggior parte dei suoi fan non conoscono, che è quella della ceramica Raku, facesse sì che diventasse la mostra del Giappone nel chiostro. Ma proprio perché questa mostra è molto bella, come avrete l'occasione di vedere, abbiamo deciso di fare l'inaugurazione una settimana prima. Per dare maggior respiro alla cosa, è arrivato il nostro direttore, il professor Giuseppe Fusari. Passo a lui la parola. Grazie, buonasera. Scusate il ritardo, ciao. Scusate il ritardo, ma ero a messa a San Giuseppe, che è la prima volta che sono lì, quindi l'hanno allungata per salutare anche me, quindi è stato un po' così. Sì, è vero. Bene, io sono molto contento di vedervi qui e così che possiate apprezzare questa esposizione, possiate apprezzare anche l'arte di Liubo Sisio, visto che un po' della sua arte la conosciamo, adesso conosciamo un altro particolare anche noi della sua sensibilità anche come artista pluriforme, è il caso di dire pluriforme o multiforme. Ecco, l'invito è proprio a godervi questa mostra fatta di particolari, perché quello che io ho imparato da lei guardando queste vere e proprie sculture è guardare i particolari, quello che emerge dalla bellezza della natura, che diventa nelle mani dell'artista una ricreazione. Ecco. Quindi è un'occasione per vedere, per rivedere con occhi diversi, artistici, e con occhi che così si lasciano incantare dalla poesia, il senso delle cose che abbiamo, il senso delle cose che potrebbero sembrare le più povere, che invece al contrario sotto esprimono davvero la grande ricchezza di quello che noi abbiamo intorno, che dovremmo imparare tutti i giorni ad apprezzare, a guardare e a godere. Prego, figurati. Allora, Raku, la parola Raku significa esattamente gioire il giorno, gioire, godere la giornata, vivere l'attimo. Gli attimi possono essere anche di gioia, un attimo di gioia, un altro attimo di gioia. In sintonia con la natura e con gli uomini, anche gli uomini fanno parte della natura, come la terra fa parte della natura. Il fuoco fa parte della natura, l'acqua, l'aria. Il Raku si può stringere in tre parole, appunto, fuoco, aria e terra. Terra, la nostra madre, che io amo tantissimo. Sono capitata casualmente, sono approdata casualmente a Raku, nel senso che prima dipingevo, poi avevo l'esigenza di uscire dal quadro, di usare la materia. Allora, dopo vari esperimenti, mettendo pezzetti di mattone incollati alla tela, briciole di marmo, eccetera, non mi bastava. Allora ho cominciato a fare dell'assemblaggio, diversi oggetti, incollarli tra di loro. E quindi questi sono i miei tableau, lavorando su un fondo di polistirolo. Poi non mi bastava ancora, dovevo passare alla scultura. Sentivo che avevo bisogno della tridimensionalità. E ho avuto l'occasione di approdare a Raku, che mi ha scoperto un mondo. Perché vi devo dire che il Raku, cioè, nasce in Giappone nel 500 come per la celebrazione della funzione del tè, bere il tè, che non è come il tè che bevono gli inglesi alle 5, beviamo il tè, o che io bevo, no? Per loro è un momento di altissima spiritualità, molto importante nella giornata. Quindi questo ceramista faceva queste ciotole che erano usate essenzialmente per bere il tè, ma ripeto, perché era una celebrazione, difatti c'è il rito del tè ancora oggi in Giappone.
Poi questa, attraverso i secoli, questa quest'arte è approdata oltreoceano, in America, e quindi si è sviluppata, ha preso un sapore anche occidentale, cioè sono stati aggiunti piombi, colori, cosa che loro non adoperavano, perché se adoperi un piombo non puoi metterci del cibo poi, perché comunque lascia dei segni, lascia delle scorie. E questi piombi, queste lavorazioni, più tardi poi sono avvenute le fumigazioni, cioè di prendere il pezzo incandescente e tuffarlo in fuoco, in fuoco provocato da foglie, giornali, segatura. Per cui gli devi levare tutto l'ossigeno. Togliendogli l'ossigeno, il piombo, i colori reagiscono e si trasformano, ed è una cosa meravigliosa. Tu credi di aver fatto un oggetto azzurro e poi scopri che, in barba alla tua volontà, cioè la natura è più forte di te, più forte del tuo sapere, più forte della tua volontà. Per cui tutte queste cose che coincidono, tu ti ritrovi, sì, magari una cosa che ha larvatamente dell'azzurro, però è subentrato il rame, è subentrato l'oro, è subentrato il madreperla. E tu ogni volta rimani esterrefatto, dici: ma l'ho fatto io. No, non l'ho fatto io, l'ha fatta la natura. Ed è una cosa straordinaria. Poi, ecco, una cosa che volevo dire, che mi sembra molto importante. Ho detto che il tè per loro è un momento di spiritualità. La cosa che si è portata in Occidente, e che è molto importante, è che i ceramisti Raku hanno trasportato questo messaggio anche in Occidente, pur adottando altre tecniche, però il momento che tu lo fai ti anneghi nella meditazione, su quello che sei, sulla precarietà anche di quello che sei. E quindi è anche un viaggio introspettivo prima, e nel creato, e nel perché ci siamo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma troverete su quel piccolo pieghevole che vi ho dato una spiegazione forse un pochino più esplicativa di quanto ho potuto fare io. Va bene? Grazie di essere venuti, grazie, grazie. Accomodatevi. Un'ultima cosa. Domani sera alle 17 Liu farà una lettura, presenterà il libro, questo libro autobiografico che è Il carbonio dell'anima. Questo libro è questa presentazione è molto particolare, perché sarà accompagnata da un breve concerto e Liu leggerà in maniera interpretativa alcuni brani. È qualcosa di veramente straordinario, dà delle emozioni fortissime, tanto che fa caponare realmente la pelle. Io e Liu abbiamo consigliato a tutti quelli che incontravamo di venire domani, perché si vedevano sia la mostra che l'interpretazione assieme. Per cui vi prego di ritornare domani, ecco. E questo libro è editato da un'associazione culturale che è fatta di giovani, che io amo molto e che nel mio piccolo incoraggio, e che si chiamano I Buffoni Maledetti. È nato come sito, e poi come sito che rappresentava tutti, accoglieva i giovani nelle arti letterarie, visive e musicali. Ognuno poteva mettere il suo pezzo, il suo scritto, la sua poesia, il suo pezzo di musica, il suo quadro. Però, attenzione, c'è un però: l'immagine, il racconto era aperto a tutte le critiche possibili e immaginabili, per cui tu credevi di aver fatto un capolavoro, lo metti e poi sotto leggi scritto: ma che cosa fai? Ma non vedi che non sai scrivere? Oppure è meraviglioso. E quindi è una scuola, una palestra pazzesca, perché anche a me mi hanno bastonato. Dopodiché ci siamo trasformati in associazione culturale e in piccola casa editrice, e abbiamo l'orgoglio di dire che in 2 anni abbiamo editato 3 libri che troverete sotto nel, come si chiama? Nel bookshop, in vendita al bookshop. Va bene? Ecco, accomodate. Dico a voi, se prendete il libro, di cogliere l'occasione e farvelo autografare direttamente dall'autrice, perché aumenta incredibilmente il pregio del libro. Va bene.